Cresce l'attesa per la visita di Papa Francesco in Sicilia, in programma il 15 settembre, in occasione del 25° anniversario dell'uccisione del beato Pino Puglisi, assassinato nel 1993. Il pontefice arriverà a Catania e decollerà in elicottero alle 8 per Piazza Armerina, dove atterrerà nel campo sportivo e sarà accolto da Monsignor Rosario Gisana. In seguito è previsto il trasferimento in auto a Piazza Europa, dove alle 9 incontrerà i fedeli e pronuncerà il suo discorso. Alle 10 Papa Bergoglio decollerà per Palermo, dove la macchina organizzativa è al lavoro ormai da tempo. Un mese fa, infatti, l'arcidiocesi del capoluogo siciliano ha attivato un portale con le informazioni sulla visita pastorale. Francesco arriverà in elicottero al porto del capoluogo alle 10.45 e da qui si sposterà al Foro Italico, dove sul palco, alle 11.15, sarà celebrata una finzione eucaristica. Alle 13.30, Bergoglio farà tappa alla missione Speranza e Carità del missionario laico Biagio Conte, che a Palermo assiste migliaia di persone e ogni giorno fornisce pasti caldi a senza tetto. Nella mensa di Via dei Collati il Papa pranzerà con gli ospiti della missione. Poi, alle 15, si sposterà a Brancaccio per una sosta nel luogo dell'uccisione di Don Puglisi e una visita alla parrocchia di San Gaetano. Alle 15.30, invece, sarà in cattedrale, dove è previsto un incontro riservato al clero diocesano e religioso. Parroci, sacerdoti e seminaristi di tutta la Sicilia, superiori e superiori delle comunità religiose dell'isola. Ad accompagnare il santo, padre in ciascuna tappa, fa sapere l'arcidiocesi di Palermo, sarà l'arcivescovo Corrado Lorefice. A chiudere la visita pastorale alle 17 sarà l'incontro in Piazza Politeama tra il pontefice e i giovani.